Sei sveglio. Non male, eh? Ehi, vacci piano, piano. Vieni da un paio di giorni di incoscienza. Perché non ti rilassi per un secondo? Così ritrovi l'orientamento. Vediamo di che entità è il danno. Il tuo nome? Puoi dirmi il tuo nome? Ah, non posso dire che l'avrai scelto per me, ma se è il tuo nome, è il tuo nome. Io sono Doc Mitchell. Benvenuto a Good Springs. Spero che non ti scocci, ma ho dovuto scavare qua e là per la tua testa per tirar fuori tutti i pezzetti di piombo. Vado fiero del mio lavoro, Dago, ma dovrai dirmi se ho lasciato qualcosa fuori posto. Come me la sono cavata? Beh, comunque la maggior parte mi è venuta bene. La roba che conta. Ok, non ha senso tenerti ancora a letto. Vediamo se riesci a stare in piedi. Bene, prova a camminare fino all'altra estremità della stanza, fino al tester energetico che c'è là. Vai piano adesso, non è una corsa. Tutto bene finora. Vai a provare il tester della forza. Così scopriamo subito se hai recuperato tutte le tue facoltà. Questa è un'atrofia grave anche per qualcuno che è stato a letto per un po'. È un miracolo anche solo che tu riesca a muoverti. Beh, sappiamo che le tue funzioni vitali sono buone, ma non significa che quei proiettili non ti abbiano fatto diventare più folle dello sterco di Bighorner. Che ne dici di metterti a sedere sul mio divano e rispondere a qualche domanda? Vediamo se le rotelle girano ancora bene. Prima di lasciarti andare, mi serve un'altra cosa da te. Ho un modulo da farti compilare in modo da avere un'idea della tua storia medica. Solo una formalità. Non è che io mi aspetti di scoprire che i proiettili alla testa sono un male di famiglia. Va bene, così dovrebbe bastare. Vieni con me, ti accompagno fuori. Ecco, questa è...
Salve! Ehi, benvenuto! Salve! Ehi là, amico! Mi hanno colpito. Sì, ti piace questo. Gli occhi del potente Caesar. Ehi, nessuno ha... Oh, sì! Ehi tu, ho un messaggio. Grazie di aver visitato il mio. Se ciò che cercate è acquistabile, lo trovate da Rick e Rack. Resta là, non muoverti. Inizierò da qui. Benvenuto, tesoro. Proteggi la TV. Uomo terra! Uomo terra!
Ave, sei pronto a di... Ave, per ordine di Caesar... I campi si stanno riempiendo di persone. Finalmente incontro. Non vedo l'ora che mi mandino dall'altra parte del... Caesar ha permesso che le... Volevo che venissi... Compiuto la volontà di... Sembri nuovo di... Salve! Che... Congratulazioni! Attico! Così ci... Avvicinati all'area dimostrativa, se vuoi. Immagino che ormai tu abbia familiarità con i miei Security Drone. L'involucro in lega di titanio che protegge il nucleo elettronico devia abbastanza facilmente le armi a gel e le schegge di granate. Il suo laser Gatling X-25, prodotto dalla Glasshouse Inc., è letale contro bersagli vulnerabili a medio raggio. E per la soppressione a corto raggio o il controllo anche su mossa, il Securitron è munito di una mitragliatrice da 9 mm. Probabilmente tutto questo già lo sapevi. Quello che non sai è che queste sono le armi secondarie dei Securitron. Per tutto questo tempo, i miei Securitron sono stati costretti ad andare avanti facendo funzionare la versione 1 del sistema operativo, che non era dotato di un software pilota per le loro armi primarie. Oggi, con la consegna del Platinum Chip, cambia tutto.
Osserva i Securitron che funzionano per la prima volta con la versione 2 del sistema operativo. Il lanciamissili N-235 permette di attaccare terrestri e aerei a distanza significativa. E il lanciagranate a tiro rapido rende il Securitron letale negli scontri a corto raggio. L'aggiornamento software include anche driver per i sofisticati sistemi integrati di autoriparazione. Nell'insieme, la versione 2 del software conferisce un aumento di efficacia nel combattimento del 235%. La città di New Vegas ha finalmente dei soldati degni della sua difesa. Ora ritorna nell'attico. Dobbiamo discutere di molte cose. Le visite allo scantinato. Qualche novità? Hai distrutto. Ho in pugno. Prendi questo. Orientamento imminente. Addio! Hai distrutto.
Grazie di aver visitato il mio. Come puoi vedere? Abbastanza? Ti piace questo? Avuto abbastanza. Un inviato. Caesar è in... Cos'è questa... Sai, ho avuto migliaia... E così, il corriere che aveva imbrogliato la morte al cimitero fuori da Good Springs aveva beffato la morte ancora una volta, cambiando per sempre la zona contaminata del Mojave. L'esercito di Securitron del signor House assunse il controllo di Hoover Dam e della Strip, scacciando sia la Legione sia la RNC, ormai esausta, da New Vegas. Il signor House continuò ad amministrare New Vegas a modo suo, animato da una visione dittatoriale di gloria prebellica. Le strade erano ordinate, efficienti, fredde. New Vegas continuò ad essere l'unico luogo della zona contaminata in cui le sorti delle vittorie e delle sconfitte si ribaltavano in un batter d'occhio. Il Corriere, che aveva dato prova di un comportamento ambiguo nella zona contaminata, mantenne lo status quo ad Hoover Dam.